E dunque sfumato in finale il sogno della vittoria della Coppa Toscana Trofeo Alfredo Piperno per l'Amen Scuola Basket Arezzo, che si è arresa alla Cantini Lurano Firenze per 65-61. E pensare che la partenza degli Amaranto era stata molto positiva, grazie anche alla spinta di un palasport extra gremito per l'occasione speciale da tantissimi sostenitori. Da domenica prossima si tornerà a parlare del campionato, perché l'Amen chiuderà il girone di andata di C-Gold ospitando Montale alle 18:15. Delusione nello sguardo di coach Massimiliano Milli, una delusione che abbiamo noi impressa nella nostra mente, nel nostro sguardo. Allora, una partita che pensavamo vinta sotto ed era iniziata veramente bene, poi è scivolata verso un anonimato di una formazione che non conoscevamo e che non è la nostra rappresentativa. Allora dispiace innanzitutto perché per il pubblico di Arezzo, che è giunto numeroso a venire a vedere la partita e a sostenerci. Dispiace a tutti, dispiace ai giocatori, allo staff, perché anche noi ci tenevamo a vincere e a provare a vincere questa Coppa. Ecco. Però siamo incappati in una partita non ottimale, siamo partiti bene, poi dopo siamo stati anche condizionati da qualche fallo, abbiamo fatto qualche scelta sbagliata in attacco e in difesa, e gli avversari sono rientrati e ci hanno messo in reale difficoltà. Legnaia comunque è un'ottima squadra, sono nelle posizioni alte subito dopo Siena, quindi non hanno demeritato sicuramente, hanno meritato di vincere, hanno fatto una super partita, noi meno. Abbiamo retto meno in difesa oggi abbiamo subito difensivamente, non siamo stati in grado di prendere i rimbalzi, ci sono mancati i rimbalzi, l'hanno vinta loro sicuramente a rimbalzo e noi abbiamo sbagliato alcune scelte offensive. Abbiamo fatto dei tiri con poca lucidità, ecco.